quinto appuntamento del campionato AC eSport 2023. Siamo a Monza, siamo con le GT4 e andiamo a scoprire il tempio della velocità insieme. Sesta marcia per questa Vantage GT4, si stacca alla fine della siepe, poco dopo i 150 metri, staccata violentissima, ovvia opportunità di sorpasso, tanto cordolo interno, tanto cordolo anche nel richiamo a sinistra, si mette giù gas il prima possibile, si sfrutta in appoggio tutto l'esterno, tutto il cordolo lì alla destra della carreggiata e poi dentro in curva grande, quinta marcia, sesta marcia ovviamente in pieno per la seconda importantissima opportunità di sorpasso, si arriva alla variante della Roggia, si stacca poco prima del cartello dei 100, seconda marcia anche qua, terza marcia pardon con questa vettura, si salta tanto sul primo ma soprattutto tantissimo sul secondo cordolo, breve allungo per l'ESMO 1, quarta marcia, si aggancia al cordolo interno, pressa sul gas, si fa ruotare il posteriore andando sul gas appunto, staccata ai 50 metri, bisogna essere precisissimi per l'ESMO 2, sfruttare tutta l'uscita, cordolo e anche il tappetino verde, ricordiamo che l'off track lì è alla fine del cordolo esterno, quindi due ruote sopra il cordolo esterno vanno ancora bene, sarà importante sfruttare ogni centimetro, staccata della magnifica variante Ascari, si stacca ai 100 metri, quarta marcia, tanto dissuasore interno, tutta percorrenza, anche un filo di dissuasore interno nella percorrenza del destra e si sfrutta tutto l'esterno per il sinistra, mi raccomando, pieno gas da metà del destra in poi, là in fondo la curva finale Michele Alboreto, per i nostalgici parabolica, si frena alla fine della macchia d'asfalto verde, quarta marcia, si aggancia anche in questo caso il cordolo, si fa una spigolata, quindi si frena tanto la macchina in percorrenza, presto gas, si gira stretti e questo è un giro al tempio della velocità.